E anche a Luisa Corna va il leone consegnato dal Narnia Festival 2022, a chiusura di una stagione musicale davvero sorprendente. Ha riscosso anche quest'anno un grande apprezzamento da parte del pubblico, con gli spettacoli sempre sold out, importanti ospiti, la sua capacità di mettere insieme la qualità della proposta artistica e la promozione del territorio di Narni, Terni ed Amelia. E il Narnia Festival, anche per questa 11ª edizione, è stato un successo e ha fatto registrare la grande voglia delle persone di partecipare a eventi dal vivo, soprattutto dopo 2 anni di pandemia, come ha ricordato l'ideatrice e direttore artistico della Kermesse, Cristiana Pecoraro. La manifestazione, che vede anche la direzione musicale del direttore d'orchestra e compositore Lorenzo Porzio, ha offerto una ricca proposta di 55 eventi, tra anteprime importanti, con un cartellone principale, in un mélange di arti e forme espressive in cui la musica ha fatto da filo conduttore. Importanti i nomi del panorama artistico nazionale che hanno calcato il palco del Narnia Festival, da Enrico Vanzini a Mogol, da Luisa Corna a Deborah Caprioli. Presente anche la campionessa olimpica di nuoto e giornalista della Rai News, Novella Calligaris. Quartiere generale, come sempre, è stata Narni, con le sue location diffuse, ma il festival ha fatto tappa anche a Terni, Amelia e San Vito. Tra gli spettacoli che hanno entusiasmato e lasciato il segno, quello di apertura con l'omaggio all'Italia del concerto Fantasia Italiana, che ha visto Cristina Pegoraro al pianoforte e l'Orchestra Filarmonica Città di Roma, diretta dal maestro Lorenzo Porzio. Donne di Cuori con Luisa Corna, un viaggio musicale, grandi interpreti della musica pop italiana. E poi da Gershwin a Beatles, davanti alla Fontana dello Zodiaco a Terni, recentemente restaurata, in cui si sono esibiti Cristiana Pegoraro al pianoforte e le star internazionali della tromba Andrea Tofanelli, del corno Giovanni Hoffer e dell'orchestra di ottoni e percussioni a brass, diretta dal maestro Porzio e dalla grande serata dedicata allo swing con l'evento Tu vuoi fa l'americano, di cui sono stati protagonisti il Conosci mia cugina, set e ballerini di The Sunny Side e dello swing. Il cartellone ha ospitato anche eventi esclusivi in location intime e di rara bellezza. Di grande successo anche i programmi di didattica che il Narnia Arts Academy propone in parallelo al festival, con presenze internazionali da paesi come Germania, Giappone, Norvegia, Serbia, Polonia e USA. E poi quello della danza, l'opera, l'International Vocal Arts Program, cui hanno partecipato 55 cantanti provenienti da 27 stati americani, che hanno poi avuto la possibilità di esibirsi durante l'anteprima Narnia Festival Opera. Un grande successo, un successo annunciato e un successo confermato. Il Narnia Festival è stato realizzato con il contributo della Fondazione Cultura e Arte, braccio operativo della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, presieduta dal professor Emanuele Emanuele, oltre che dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni. Eccolo qua, il leone d'argento che mi hanno appena consegnato e ovviamente sono piena di orgoglio per questo prestigioso premio, anzi ringrazio tutto il Narnia Festival, è stata una bellissima occasione per conoscere il Narnia Festival e vedere le tante situazioni che hanno creato per i giovani e anche per visitare finalmente Narnia, che ne ho tanto sentito parlare della mia prima volta. Grazie di tutto, tornerò presto, ciao!